Siamo qui presso la sede del PD di Mazara del Vallo, si è concluso lo spoglio delle primarie, un risultato inequivocabile, siamo con il segretario cittadino del PD Teresa Diadema, un risultato inequivocabile, Renzi vince in maniera, insomma, non c'è stata partita, i voti parlano chiaramente, su 1.011 votanti, anche questo è un dato che commenteremo, un dato importante, Renzi ha preso 851 voti contro i 112 di Orlando e 35 di Emiliano, per una percentuale dell'85% contro i 12 di Orlando e il 3% di Emiliano. Segretario Diadema, voi ve l'aspettavate un'affluenza così grande, ecco, e quindi un risultato che esce chiaro da Mazara del Vallo? Sì, ma siamo veramente più che contenti questa sera, perché il Partito Democratico nell'ultimo periodo ha lavorato parecchio sul territorio. Sono contenta perché sono già arrivate le telefonate dei nostri vertici che si sono complimentati, perché in provincia di Trapani siamo il primo comune per l'affluenza alle urne, quindi non posso negare che sono felice che Matteo Renzi abbia raggiunto oltre l'85%, perché stanno ultimando e ricontando le schede, ma la cosa che veramente mi sta a cuore dire è che l'affluenza ci ha emozionati. Sapevamo di aver fatto un bel lavoro, sapevamo che la democrazia qui da noi trionfa, il risultato forse è andato oltre le nostre più rose previsioni. Ecco, l'affluenza è 1.011, oltre 1.000 persone a votare, insomma è un risultato già importante. Poi il fatto che voi sostenete e avete sostenuto la linea Renzi, questo vi ha confortato ancora di più con un risultato ineccepibile, oltre 85% saranno calcolati anche dei resti. Sì, assolutamente sì. Come dicevo, da noi la democrazia è il nostro biglietto da visita. Amiamo scegliere i nostri candidati con le primarie. Siamo l'unico partito a farlo, perché crediamo che il Paese Italia meriti un partito come il nostro, come il Partito Democratico, che sceglie per l'Italia e sceglie per l'Europa. È un'Europa che sicuramente ancora va modificata in tanti suoi versi, ma il Partito Democratico sicuramente sulla scena è l'unico partito che può governare questa nazione. Al di là del voto e delle divisioni, appunto la linea Renzi, la linea Orlando, la linea Emiliano, da domani il PD dovrà lavorare per trovare poi la visione unitaria, no? Perché una volta fatte le primarie, adesso tutti, insomma, insieme, no? Abbiamo già lavorato insieme, nonostante le diverse idee, perché il Partito Democratico è un partito grande e deve assolutamente confrontarsi con le diverse idee, quindi l'abbiamo sempre fatto prima d'ora e continueremo a farlo. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare veramente di cuore le persone che hanno volontariamente lavorato, che si sono sacrificati abbandonando tutto e tutti in questa giornata. Siamo qui dalle 7 del mattino, questo è una piccola parte del gruppo che ha lavorato, e a loro va il mio abbraccio, un grazie di cuore. Viva Renzi! Grazie Teresa! Thank you.